Ecco, iniziamo oggi con questa liturgia, la novena alla Madonna Immacolata. La parola è molto bella, no? Perché alla fine il Vangelo sta dicendo: con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E quando lui parla di salvare la vita, noi sappiamo che non è salvare la vita fisica, se non la vita spirituale. Perché in un altro momento lui dice: chi perde la vita per causa mia la guadagnerà, la troverà, invece chi guarda la vita la perderà. Ecco perché oggi, o in questi giorni, che è la settimana del Re dei Re, no? Le parole vengono sempre parlando sulla monarchia. E ci troviamo con Baldassare, che è il figlio di Nabucodonosor, che si trova in una situazione particolare, perché sta governando, però lui sta profanando i vasi sacri che il suo padre aveva rubato a Gerusalemme. E questo è molto grave e non può rimanere impunito. Oggi molte volte purtroppo sentiamo che una chiesa, un tempio è stato saccheggiato, no? E la prima cosa che si va a vedere è il tesoro della chiesa. Qual è il tesoro? La presenza del Signore, il Santissimo. Non tanto i gioielli, corone, niente, se no la presenza del Signore. E a volte che cosa si trova? Che le ostie consacrate sono state buttate a terra. Certo, quando ci sono le streghe, le stregoni indietro, se la rubano per profanarla. Però, se no, perché? Perché cercavano il vaso. Ma non si sono accorti che il tesoro più grande, che non può essere commercializzato, è l'Eucaristia. È lì presente. Anzi, possiamo dire che siamo noi questi i primi, o meglio, i più valiosi, i più preziosi. Ecco perché quando ascoltiamo la parola, giustamente per noi sorge, credo io, un fervore, un riscaldamento, che non viene tanto dai vestiti, se no della potenza della grazia, ma anche un invito a vedere come la stiamo vivendo, no? Perché ricevere i sacramenti, partecipare ad una liturgia è qualcosa di grandioso. Per noi è molto, diciamo, semplice. E a volte tante persone, e purtroppo tanti che si dicono di essere credenti, e alla fine fanno una manipolazione a volte della celebrazione. Ma anche dai preti, no? C'è preti frettolosi che vogliono fare ambres ambres la celebrazione perché devono andare a fare i fatti loro. Io sempre dico: scappate da questi preti, perché non ti danno al Signore, cioè lo danno al Signore in quanto che lo consacrano, ma non possono dare di più, poveracci. Diciamo un prete, diciamo una suora, diciamo un religioso, diciamo un laico che sta guardando l'orologio in continuazione aspettando che finisca la celebrazione. Che ve ne pare? Sarà questo diverso di quello che faceva Baldassare quando profanava i vasi, bevendo vino e mangiando sul suo tavolo? Certamente che non c'è differenza, perché la profanazione sta. Ricevere l'Eucaristia, no? E rimanere in qualche momento di adorazione, di contemplazione di questo mistero, e per un altro momento, appena usciti dalla chiesa, alcuni purtroppo, a profanarlo con la gomma, con la sigaretta o una cosa ancora di più di questo.
cioè la chiacchiera. Ecco perché, fratelli, oggi che stiamo iniziando questo primo giorno della novena dell'Immacolata, è una bella giornata per dire: bene, oggi come mi sto preparando per ricevere i sacramenti? Come mi sto preparando? Come sto vivendo questo alimento spirituale infinito, no? Perché è importante domandarsi, per non cadere in quello che le è successo a Baldassar, che le viene profetizzata la distruzione del suo regno. Perché? Perché alla fine non è che Dio, vediamo, non è che Dio è il punitore, sennò che chi si comporta male, chi fa del male, chi fa delle cose sbagliate, chi fa delle cose mediocre, dopo mangia quello. In altre parole, ognuno di noi raccoglie quello che semina. E davanti a Dio questo è molto importante. Chi è temeroso di Dio, non in quanto alla paura, se non in quanto al cercare onorarlo della forma migliore che con la nostra vita, riceverà una recompensa preziosissima. Che il Signore continui a guidarci, che Maria Santissima ci prepari a poter sperimentare e contemplare il mistero dell'Immacolata, un mistero che è di fede. Poi, mano a mano, giorno che passa, rifletteremo su questo mistero e sulla bolla papale di dichiarazione di questo mistero come mistero di fede. Perché? Perché questa non sia una novena più, come tutti gli anni, sennò che possa essere veramente un entrare a arricchirci del mistero di Dio. Così sia.